Marco Tullio merita a memoria ricucire la piccola grande Italia. E questo è il titolo del convegno che si è tenuto presso la sala consiliare del comune di Pescara e dedicato a Lucio Marco Tullio, ex sindaco di Penne e manager della Brioni, scomparso a settembre dello scorso anno. L'iniziativa è stata promossa dalla scuola di alta sartoria Fondazione Nazareno Fonticoli, presieduta dall'ex sindaco di Penne Paolo Fornarola e ancora da Europa Prossima e officina del senatore Luciano D'Alfonso. Proprio il senatore del Partito Democratico è stato il deus ex machina di questa iniziativa in ricordo di uno dei protagonisti dello sviluppo imprenditoriale dell'area messina e a cui sarà dedicato un premio di laurea magistrale per la miglior tesi in economia, scienze politiche e architettura. Noi abbiamo voluto coltivare il ritrovamento della memoria riguardante l'opera, il pensiero e la vita di Lucio Marco Tullio. Lui ha testimoniato un'idea giusta di ricchezza, di intrapresa economica, segnata dalla responsabilità sociale. Ha messo insieme in termini riusciti piccolo e grande il nostro Appennino, la nostra montagna, l'autentico delle nostre terre alte con la funzione delle grandi città. Ha saputo coltivare anche un'idea giusta di impegno politico, di decisione pubblica. Per questo le giovani generazioni non devono confondere la sua persona, il suo cognome, la sua opera con il contrario che magari si vede adesso con i giudizi istantanei. Noi ci crediamo alla memoria come infrastruttura della vita collettiva. È la prima volta che partecipo e che parlo del mio amico Lucio Marco Tullio dopo la sua scomparsa. Ho vissuto con lui, mi sono onorato della sua amicizia e anche del suo affetto per la durata di 27 anni, nella seconda parte della sua vita iperattiva. Ho imparato molto da lui, è stato per me quasi un fratello maggiore. E devo dire che è stato un esempio di capacità lavorativa, di solidarietà, di affetto nei confronti anche delle persone più deboli, alle quali ha sempre guardato con grande attenzione. Io credo che questa manifestazione non debba concludere il ricordo di Marco Tullio, ma debba aprire un discorso che poi verrà affidato alla storia per l'importanza che questo personaggio ha avuto per la nostra comunità.